MSC punta su Genova, inaugura le due nuove torri affacciate sulla Lanterna, dove lavoreranno 600 dipendenti tra Agenzia Marittima Le Navi, MSC Crociere, MSC Ital Catering e grandi navi veloci. Una risposta alla città, dove MSC vuole crescere, creando anche nuove posizioni di lavoro e professionalità. Io penso che abbia un senso di uno stimolo a investire, ad andare avanti con coraggio, a creare delle nuove professionalità che, come dicevo prima, sono molto importanti perché sono professionalità che sono apprezzate in tutto il mondo, grazie al cielo. Dobbiamo continuare così. Dobbiamo, proprio credo, spero che quello che abbiamo fatto dia un esempio. 6 anni di lavori e un investimento da 51 milioni di euro. Che giudichiamo ben spesi, perché le torri le vediamo costruite bene, le ha fatte il gruppo Fincosit, ben costruite, solide e adatte alle nostre esigenze. Buone le prospettive di crescita per il futuro, anche in termini occupazionali. L'obiettivo è aumentare il personale del 20% in 5 anni. Più difficile sarà raddoppiarlo. Sarà difficile sistemarli perché la densità che abbiamo attualmente è di una persona ogni 16-17 metri quadri. Siamo pronti a scendere anche a 12 metri quadri per persona. Quindi collocare altre 600 persone, sarà ben difficile. E oltre alle risorse spese nella realizzazione delle torri, 120.000 euro sono stati investiti da MSC nella riqualificazione dell'area circostante, grazie a un protocollo d'intesa siglato con il Comune di Genova. Noi vogliamo appunto contribuire perché riteniamo che il Comune abbia le sue notevoli difficoltà con una gestione veramente difficile. Non è che sottostimiamo le difficoltà che ha il Comune nel portare avanti un discorso di lavoro, i soldi non sono mai sufficienti e quindi noi vogliamo contribuire attivamente e ci aspettiamo una risposta dal Comune che per conto mio è stata molto positiva, sui tempi dovremo migliorare. MSC non si sbilancia sulla terza torre, dipenderà soprattutto dal prezzo e preferisce compiere un passo alla volta. Noi siamo nati come azienda con 8 persone nel 1975 e siamo arrivati a un numero di 526 persone in Italia proprio grazie ai piccoli passi. Abbiamo continuato a servire non solamente Mediterranean Shipping, prima i sudamericani, e poi piano piano la Mediterranean Shipping si è talmente ingrandita che ci ha obbligato, è diventato un albero di fustaia, come si dice, cioè ci ha obbligato a rinunziare alle altre flotte perché MSC aveva una crescita esponenziale e questo ha determinato le nostre scelte.